Filippo Carossino, capitano di questa Italia, oggi è andata bene, avete giocato con la giusta calma, l'avversario anche forse ve lo ha permesso, che partita è stata? Raccontacelo. No, beh, sicuramente è stata una partita dove comunque l'abbiamo anche gestita, nel senso che comunque siamo partiti bene, poi comunque loro hanno recuperato un po', però siamo sempre stati, credo, abbastanza nel controllo, nella gestione della partita, quindi alla fine penso comunque una partita positiva. Ecco, venerdì abbiamo due delle squadre che più ci hanno dato fastidio negli ultimi 5 anni, anche di più. Come si prepara da capitano una partita del genere? Beh, sappiamo che venerdì ci giochiamo tanto, no? Ci giochiamo tutto, è la partita più importante di questo torneo, l'importante era arrivarci, ci siamo arrivati con un bilancio abbastanza buono, 3 vittorie, 2 sconfitte, una contro la Gran Bretagna che sappiamo essere una squadra molto forte, l'altra contro la Germania che abbiamo visto che anche lei è forte, però secondo me con qualche sbavatura in meno potevamo dire la nostra anche in quella partita. Quindi sicuramente ci arriviamo, credo, nel modo giusto, sappiamo che affrontiamo una partita importantissima, tutte le squadre che sono venute qua sanno perfettamente che quella è la partita più importante. E ovvio, Spagna-Turchia, sono due squadre che ci hanno messo in difficoltà, se oggi posso dire voglio giocare contro la Turchia tutta la vita, però vediamo cosa succederà, loro giocheranno sapendo già il nostro piazzamento, quindi vediamo quello che succede. Temi che facciano insomma qualche combin? Non lo so, vediamo, lasciamo parlare il campo e vediamo stasera alle 8 con chi giocheremo venerdì. Domenico Miceli, oggi tanto campo per te, all'inizio anche tanta grinta, abbiamo visto hai rubato anche un paio di palle fatte bene, oggi era importante vincere con già un pizzico la testa ai quarti di finale, raccontaci un po' che partita è stata. È stata una partita sotto alcuni punti di vista un po' particolare perché non dovevamo prenderla sotto gamba e non l'abbiamo presa sotto gamba. Dovevamo dare tutto e dovevamo anche un po' dimostrare che non demordiamo neanche con chi pensiamo che possa essere facile. Siamo comunque l'Italia e l'abbiamo dimostrato e credo che la grinta si è vista. Ecco, venerdì non sappiamo ancora quale sarà il vostro avversario, prova a raccontarmeli, Turchia, Spagna, non ti chiedo chi preferisci perché è troppo rischioso, però prova a raccontarmeli. Allora, tutti sanno che la Spagna è la nostra bestia nera, quindi già sappiamo, la Turchia è comunque una squadra ostica perché è dura, picchia ed è molto molto intensa. Non si sa ancora chi avremo di fronte, però dobbiamo già pensare che dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. E perché c'è solo un obiettivo e c'è una partita di mezzo. Sì, c'è una partita di mezzo per staccare un biglietto importante.